Buonasera ragazzi, oggi faremo un piatto di pasta veramente delizioso. Facciamo delle farfalle al ragù in bianco, senza il pomodoro. Qui abbiamo della carne trita mista, sia di suino che di vitello. Abbiamo delle carote che abbiamo tagliato alla julienne, un po' di pepe nero, un pizzico di sale e qui abbiamo della cipolla e del sedano tagliato a quadrettini piccolini. E qui la nostra pasta. Oggi abbiamo scelto delle farfalle. Allora, iniziamo subito a fare il nostro sugo e mettiamo la pentola dell'acqua per la nostra pasta già a bollire, perché sarà un sugo che riusciremo a fare nell'arco di 15 minuti. Ho già messo l'acqua della pasta a bollire, scaldiamo un attimino il nostro olio e procediamo subito a mettere la nostra cipolla e il sedano. Lasciamo dorare la nostra cipolla per circa 30 secondi. Adesso prepariamoci ad aggiungere le nostre carote. Bene, facciamo dorare anche le nostre carotine. E iniziamo ad inserire la nostra carne macinata. Quando la nostra carne avrà preso già il colore, inizieremo a sfumare con il nostro vino rosso. Prima facciamo cuocere qualche minuto la carne, almeno 2-3 minutini. Con l'aiuto del cucchiaio cerchiamo di sgranare bene il nostro macinato, che potrebbero formarsi dei piccoli grumi, ma con molta facilità li sgraniamo. Già si comincia a sentire il profumo, questo è un sugo veramente squisito.
consiglio di provarlo, un ragù in bianco dal sapore veramente molto buono. Ok, arrivati a questo punto, che la nostra carne, come vedete, ha preso il colore, diciamo, del cotto, andiamo a sfumare con il nostro vino rosso e lasciamo cuocere fino alla fine della cottura della pasta, quindi ancora per circa 10 minuti, 10-12 minuti. È un sughetto veramente molto veloce da fare e soprattutto è molto gustoso. Con l'aggiunta di un po' di parmigiano reggiano o di grana padano, mangerete veramente un piattino di pasta delizioso. Lo consiglio a tutti e vi chiedo gentilmente se vi potete iscrivere al mio canale, se vi fa piacere. Io ogni tanto faccio qualche ricettina casalinga qui a casa, molto semplice, e vi arriverà la notifica ogni volta che io farò una nuova ricetta. Un po' come quando vi arriva la notifica di Facebook o quando qualche amico mette vi piace a uno dei vostri post. Il canale è totalmente gratuito e non facciamo niente di difficile, tutti i piattini alla portata di tutti. Lasciamolo cucinare per i suoi 10 minutini, possiamo abbassare leggermente la fiamma. Aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe nero che ci sta tutto in questa ricettina, mescoliamo il tutto e possiamo mettere il coperchio alla nostra padella sempre a fuoco lento, così non si asciuga molto e cucina anche più velocemente. Io inizio già a mettere la nostra pasta nella pentola, l'acqua bolle, mettiamo il sale anche nella nostra acqua. E buttiamo giù la pasta. Il nostro sugo è pronto. Il gusto è spettacolare, signori. Il suo sapore è veramente spettacolare. Un minuto e la pasta è pronta. Serviremo veramente un piatto di pasta eccezionale. Ad un minutino dalla fine mettiamo una piccola noce di burro, ne bastano circa 10 grammi, perché renderemo ancora più cremoso e più gustoso il nostro sughetto. Datemi un altro cucchiaio per piacere, perché lo voglio riprovare, è talmente buono che lo mangerei così.
veramente squisito. Buonissimo. Scoliamo la nostra pasta, la saltiamo un minutino e la portiamo in tavola. Questo è un piattino da fare leccare i baffi. Spettacolare. Portiamo in tavola che il nostro piatto è pronto. Guardate quanto è bello già così. Aggiungiamo un pizzico di parmigiano. Buona cena a tutti, signore e signori. Grazie mille e buona serata.